Ci siamo. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Daniela. Ciao Come stai? Vito. Bene, grazie. Saluto anche a tutti. Noi siamo, ci presentiamo un attimino per chi non ci conosce su questa pagina, due educatori finanziari iscritti all'AIF, che è l'unica associazione in Italia che ha un registro certificato di educatori finanziari. Quindi qui oggi, come promesso, stiamo facendo una dimostrazione di come si può fare un'analisi personalizzata di una famiglia. Ok? Quindi Daniela sarà la mia cliente. Sei pronta, Onorata. Daniela? Vai. Allora, innanzitutto, cara Daniela, tu facciamo finta che ti sei collegata al nostro sito e hai chiesto informazioni. Quindi io ti spiegherò in cosa consiste l'analisi personalizzata. Ok, e ti farò vedere un piccolo ciclo della vita, una diapositiva che spiega in poche parole in cosa consiste l'analisi personalizzata. Quindi adesso ti condivido lo schermo, dammi l'ok se vedi questa slide, la vedi? Sì, perfettamente. Allora, che cosa è indicato qui? È indicato uno sviluppo di quello che può essere la vita di una persona, nella nostra società, che parte da quando nasce fino a, seguite il mio cursore qui, da quando nasce fino all'età in cui inizia a lavorare, diciamo che studia, è un soggetto che non ha reddito, non è autonomo e fa il suo ciclo di studi. Poi inizia a lavorare. Dimmi tu se vedi sempre lo schermo, vedi questa Sì. paginetta. Inizia a lavorare, inizia a contribuire. A contribuire obbligatoriamente all'INPS, ok? Perché è iscritto all'INPS e quindi sulla sua busta paga viene fatta pagata al netto di ritenute sia fiscali, ma anche di ritenute contributivi che sono obbligatorie, che vengono obbligatorie versate all'INPS. Quindi se lavori obbligatoriamente devi versare per la tua pensione, per la cassa previdenziale di appartenenza. Ok? Certo. Nel momento in cui tu fai questo percorso di lavoro e risparmi, oltre che un risparmio forzato come quello dell'INPS, ma anche un risparmio tuo volontario, che ci sono varie forme di risparmio, ci sono i fondi pensione che sono dedicati anche con agevolazioni fiscali, ci sono piani di risparmio di più generi, possiamo farne tanti, l'importante è risparmiare. Se tu risparmi da quando hai iniziato a lavorare, vedi, c'è questa strategia 1, cioè cammini lentamente verso il poter colmare quel gap pensionistico che oggi è alla luce dei fatti, perché sappiamo benissimo cosa ci riconoscerà l'INPS, lo potrà vedere nella nostra analisi, vedremo esattamente cosa l'INPS riconosce al momento della pensione. Ok? Ok. Se invece utilizzi la strategia 2, quella qui in basso dell'omino che corre, significa che hai iniziato a risparmiare più tardi. E quindi per colmare quel gap previdenziale devi correre. La corsa simboleggia un maggiore impegno nel risparmio, ok? Certo. Quindi il risparmio che noi insegniamo come educatori finanziari non è altro che una redistribuzione del reddito. E quindi lo fai all'INPS perché è obbligatorio, e poi lo fai volontariamente. Volontariamente per poter colmare, come vedi qui, quel gap previdenziale, perché nella linea che va su in salita il tuo reddito arriva al 100%, quindi al massimo del tuo reddito, proprio magari negli ultimi anni di lavoro. In quel momento vai in pensione, come vedi c'è una freccia che ti porta ad avere un tasso di sostituzione, cioè la copertura della nuova pensione volontaria di quella dell'INPS al 60%, ok? Quindi l'INPS ti riconoscerà il 60% del tuo stipendio, questo è il tasso di sostituzione. Ok? Però durante questo percorso di lavoro e di vita,
possono avvenire degli imprevisti. Tu, ad esempio, a quali imprevisti puoi far fronte? Puoi far fronte a un piccolo imprevisto, tipo si rompe la macchina, si rompe la lavatrice, ok? Certo. E a quello con il tuo reddito e con la tua liquidità puoi porre rimedio. Ma se avvengono degli imprevisti gravi, ok, come un danno patrimoniale, che cos'è un danno patrimoniale? Tuo figlio, ok, o la tua abitazione, nella sua conduzione c'è un allagamento, c'è una rottura, c'è un incendio, e quindi hai un danno sul tuo patrimonio, che può essere uno dei rischi. Tant'è che le banche, quando fanno i mutui, cosa fanno, Daniela? Che polizza ti richiedono obbligatoriamente? Furto, incendio, di solito l'incendio, il furto neanche, esatto. L'incendio dell'abitazione. Esatto. Poi ci sono dei danni che siamo sotto al cielo, ci potremmo infortunare, magari avere un piccolo infortunio, poi ritorniamo come prima, o addirittura avere un'invalidità, un postumo. E questo postumo, anche qui, per far fronte a questo postumo, insomma, magari il risparmio personale sul conto corrente, la propria liquidità, non è sufficiente. Quindi che cosa andremo a calcolare noi in questo percorso? Sia quello che sarà poi il possibile gap previdenziale, ma anche quelli che sono i rischi, e vedere fin dove arriva lo Stato nel coprire questi rischi, fino ad arrivare al rischio del caso peggiore. Il caso peggiore qual è, secondo te? Vedi questo omino con le ali? La premorienza, la morte. Siamo molto scaramantici in Italia, e quindi diciamo, a me non succede, io non mi ammalo, però in questo periodo della nostra esistenza stiamo vivendo, a cui solo in Italia muoiono in media 600 persone al giorno per questa pandemia, quindi non è una cosa così tanto improbabile, ok? Che ne dici? Tutto chiaro di questo percorso? Sì. Hai una domanda, una o due domande da farmi prima di iniziare? No, direi che è tutto chiaro, sono molto curiosa di procedere. Ok, allora, che programma utilizzerò io adesso per fare questa simulazione? Utilizzerò un programma che è in esclusiva su un'azienda con cui collaboro, si chiama Solida, e quindi andremo a vedere, ora ti condivido brevemente lo schermo, di nuovo, cambiando slide, andremo a utilizzare un programma che si chiama Efeso, ok? Questo programma ci consentirà di inserire una serie di dati, dall'anagrafica ai dati reddituali, per poter calcolare esattamente quello che è il risk management della famiglia. Tu sai che la famiglia è come se fosse un'azienda, quindi ha un conto economico, uno stato patrimoniale, e ha un risk management. Quindi nella simulazione noi riusciremo a capire quali sono i rischi, fin dove arriva lo Stato e fin dove può arrivare addirittura con la possibilità di riconoscere una pensione per i superstiti, o addirittura una copertura. La tua, quindi in base all'attività tu avrai un rischio diverso. Perché se fai il carpentiere avrai un rischio, se fai l'impiegato in ufficio avrai un altro tipo di rischio, ok? Certo. E andiamo avanti, quindi quando sei pronta, scusate tutti quanti per la diretta che non siamo velocissimi nel cambiare lo schermo. Ma si dice che essere lenti è un vantaggio di questi tempi, non bisogna tanto correre. Quindi infatti, va bene così. Sto aprendo l'area riservata dell'azienda. Sto facendo il login. Che cosa vedi, Daniela, nello schermo? Sì, la pagina del login del programma. Del login. Ok. Non fare come me che dimentico sempre le password, se no siamo qui 10 minuti, ma no, sono sicura che farai bene. Ora cosa vedi? L'ingresso?
Non hanno sempre Vedo ideato degli ancora. obiettivi. Sì. Ok, la cambiamo subito. Intanto ne approfitto mentre tu carichi di dire a tutte le persone che ci seguono che lasceremo poi in impressione i recapiti per poterci contattare e chiedere le simulazioni, quindi le metteremo nel post. Ok, quindi brevemente, cara Daniela, inseriamo insieme i tuoi dati anagrafici. Sì. Daniela Esatto. Fantozzi. Donna. Sei nata il 29 04 1979 79. sì. 4 mesi più piccola di me, hai visto? Quindi siamo proprio coetanei. Sei Esatto. nata in Italia, giusto? Sì. Provincia di? Reggio Emilia, saluto tutti i miei amici di Reggio Emilia, anche che ci seguono, È nata e di sempre a tutta Reggio Emilia? Italia. Sei nata a Reggio Emilia o qualche Sì, altro comune? Reggio Emilia. Reggio Emilia. Il tuo codice fiscale finisce con la T? Zeta. Con la Z? Sì. Allora devo cambiare Reggio Emilia, che ce ne sono diverse. Reggio nell'Emilia. Tutto corretto tranne l'ultima cifra, giusto? Reggio nell'Emilia, vediamo. Sì, il resto è tutto giusto, comunque anche il comune 223 è giusto, quindi credo che potremmo procedere. Anzi, andiamo avanti, non è un Il problema. comune è Ok, perfetto, sì. il tuo numero di cellulare ce lo segniamo perché ti spiego che questa analisi che tu fai. Tutti i tuoi dati saranno trattati a uso interno e tu firmerai il consenso tramite un codice SMS che ti verrà inviato sul cellulare. Ok. E quindi mi serve il tuo numero di cellulare solo per questo Sì, uso interno. 3, 2, certo. No, 3, 333 3, 722 3. Sì. 48 98. La tua mail, Daniela. Ok. Fantozzi. Assicurazioni chiocciolagmail.com. Il tuo titolo di studio. Diploma di maturità superiore. Ok. E andiamo avanti, l'anagrafica la completiamo con il luogo di residenza. Allora, come vedi, nell'analisi che faremo adesso ci sono varie sezioni. Andremo per ordine, completando prima l'anagrafica, il tuo indirizzo di residenza. Perché appunto a cosa serve il tuo indirizzo di residenza? A capire anche i rischi che ci sono sul tuo patrimonio. Quindi tu vivi in un condominio, abitazione normale, via. Sì. Via Spallanzani. Numero 26. 26 a Reggio Emilia, giusto? Sì, metti Reggio Emilia. Allora, i rischi sulla casa anche perché ti chiede la provincia, te lo spiego, perché quando Reggio Emilia ha un rischio furto, un rischio incendio, altra roba diversa da quello che abito io, che sono un po' più a sud, a Bari, in Puglia, quindi anche la provincia è importante. Il tuo CAP? 42 122. Beh, anche la provincia è importante per calcolare il rischio.
Napoli costa ancora di più. Con tutto il rispetto delle città, insomma, tutto il mondo e il paese, però le Noi compagnie. abbiamo volutamente fatto questa co fra nord e sud, perché ci riteniamo una grande famiglia, quindi mi piace anche questa cosa. Allora, il tuo nucleo familiare, hai una macchina di proprietà? Hai Sì? animali domestici? No? Collaboratori domestici? No? Moglie e figli, marito e figli? Marito e figli, sì? Un figlio? A carico? Sì, ha 5 anni, quindi è carichissimo. Carichissimo, sì. La mia meraviglia. Ok. Allora, adesso andremo a ricostruire la tua carriera reddituale. Quindi, ipotizziamo che abbia più di un lavoro, lo possiamo inserire, ma partiamo dall'ultimo lavoro, quindi l'ultimo lavoro che stai facendo adesso. Mettiamo attualmente che nella simulazione abbiamo previsto che la donna non lavori, quindi mettiamo che non sta lavorando. Ok, quindi non sei il capofamiglia, torniamo indietro No. nella pratica. Il capofamiglia è il tuo coniuge, ok? Che si chiama? Massimo. Massimo, facciamo sapere il cognome. Ma metti F, dai, per privacy. Mettiamo solo l'iniziale, dai. La data di nascita, diciamo, non è Sì? molto sensibile con il capofamiglia. 19-4-8-4. 9, 4. Nato anche lui a Reggio Emilia? No, a Venezia. Venezia. In questo caso è lui il capofamiglia, quindi non va a carico. Abbiamo immaginato una situazione attuale, no? Dove comunque ci possono essere delle famiglie dove magari la donna ha magari perso il lavoro, magari ha deciso di non lavorare più per la maternità, quindi abbiamo immaginato che lavori il marito. Certo, il suo codice fiscale lo conosci perché essendo capofamiglia me lo mette come obbligatorio. Dunque, FNT. FND. MSM Sì. 84D 19, non me la ricordo, 19, È nato puoi nel mettere me 19. capofamiglia, non me la ricordo. Allora, se no mettiamo Vado te a capofamiglia. recuperarlo. O lo ca no, metti me capofamiglia, dai. Esatto, Te capofamiglia lui a carico, dai. va bene, mettiamo che la donna lavora e lui al momento È a carico. Può capitare, ci sono situazioni, io vedendo tante certo. famiglie, ci sono situazioni che hanno questa Purtroppo sì. situazione. Sì, purtroppo sì. Allora, adesso passiamo di nuovo a inserire i redditi, come volevamo fare prima, e quindi in questo caso il reddito tuo che mantieni la famiglia, Sì. in quale attività, quale categoria lavorativa sei? Impiegata? Mettiamo impiegato. Ok. Sì, impiegata. Quando hai iniziato a lavorare? Dunque, nel 98. Ok. Fino ad oggi, il Sì. tuo ultimo reddito, È lordo. intorno ai 28.000 euro, abbiamo immaginato un reddito medio senza fare un esempio particolarmente alto, che lo 28 faremo in altre occasioni. carriera attesa è buona, ok, bravissima. E ora inseriamo i dati patrimoniali. Come abbiamo visto prima, prima di iniziare l'analisi, il patrimonio è un rischio anche quello, perché se si possiede qualcosa,
anche quella è fonte di rischio, e i rischi sono notevoli, poi li andremo a vedere tutti. Allora, è un immobile di proprietà? Sì, ho ancora il mutuo per 10 anni, abbiamo immaginato. Ok, perfetto. Tutto, mettiamo l'immobile è un appartamento. Anno di costruzione dell'immobile, te lo ricordi? Sì, tre 40 anni fa, però è stato Ok. recentemente ristrutturato, quindi è stato ristrutturato un anno fa. Un anno fa, però è di 40 anni fa, quindi dell'80. Sì, certo. Sempre a Reggio Emilia. Ti ricordi la superficie in metri quadri? 90 Sì, sono circa 90 metri. metri. Se dovessi venderlo oggi, sai il valore di 95.000 mercato? euro. Ah, così poco. Ah, facciamo Purtroppo 1.000 euro. la crisi. Se In questo periodo, se lo lo volessimo vuoi vendere, qual è il comprare? valore Sì, di mercato? ad Hai oggi è questo. qualcosa all'interno dell'abitazione, hai qualcosa di pregiato, di valori che possono essere a rischio furto, No, oltre no. magari. Quindi hai solo magari No. elettrodomestici, televisione, che ho 1.000 euro sui Certo, sì, un modici. po' di tecnologia sì, però in questo momento simuliamo una Ti casa portano via il normale. notebook, l'iPod. 1.000 euro di valore. Debiti, abbiamo detto che è il mutuo, andiamo a Solo vedere. il mutuo. Lavori precedenti no a quello, quindi lasciamo No, solo ho quello a sempre fatto 30 lordi, giusto? l'impiegata. Ho fatto sempre l'impiegata in Ok. un'azienda. Però prima del 90, tu hai iniziato nel 98, quindi prima no, Sì. avevi altri lavori? No, ho Sì, sempre fatto allora andiamo. l'impiegata nella stessa azienda. Perfetto, allora lasciamo com'è, quindi quelli sono gli anni. Ti ricordi la banca con cui hai il mutuo? Sì, certo, generali. Generali. Perché ti chiedo queste domande? Perché ci simulerà il capitale residuo, anche se magari ce l'avrai nel tuo estratto conto, perché per ogni banca il calcolatore sa qual è il tasso più o meno che viene utilizzato. Ok. Sì, a me mancano circa 15 anni. Che importo hai preso originariamente? 102, no, 107, scusami. 102, 107, scusa, 107. visto, ho sbagliato. Ok, che rata paghi? Circa 400 euro. È un tasso fisso? Variabile, è un tasso variabile BCE. L'hai stipulato in che giorno? Direi a In che anno? maggio, esatto, sono nel 2012. Ok, quindi la durata era di ben 25. 25 anni, quindi 25 anni sono al mese. Qua, sai quante rate sono in mesi e non in anni? 25 anni, quindi 10 anni sono 12, 24 e 8 sono 32 mesi. No, sono 300. 132 mesi. Ah, ecco. 320 mesi. È una bella durata. Allora, il nostro simulatore, la data di riferimento è oggi, ci calcolerà l'importo residuo. Tu hai guardato la durata originale o residuo dei mesi? Allora, il tuo residuo ad oggi dovrebbe essere di 76.000 Sì. dai 107 originali, ok? Sì, ci siamo più o Ci meno. stiamo, stai pagando un buon tasso, poco più dell'1%. Sì, esatto. Siamo intorno all'1%, infatti Queste cose 0,7. le vedremo successivamente quando faremo il report di questa analisi, perché spieghiamo a tutti quanti che questa analisi si divide in due momenti.
Il primo momento è una raccolta dati, poi ci si ferma un attimino, si vanno ad elaborare i dati e ci si vede in un secondo momento per vedere tutto quello che è il report e tutto ciò che è calcolato dal simulatore insieme, ok? Che è certificato, quindi abbiamo, ricordiamo. Faremo una piccola pausa e poi ripartiamo con il report. Ok, hai altri immobili di proprietà? Qualche altro? Purtroppo no. No. No, a volte non è un problema, perché gli immobili, come tu sai, sono anche oneri, trattazione, imprevisti, quindi poi vedrai nei rischi dell'appartamento. Esatto. Ora passiamo alla sezione dei due obiettivi. Vedi, nello schermo ci sono tre obiettivi, tre tipi di obiettivi, quelli generici, previdenziali e quelli di protezione. Ipotizzando che tu abbia un reddito in crescita, sei giovane, sei in carriera, ora ti farò delle domande dove tu dovrai rispondere in base al tuo percepito, ok? Quindi, ad esempio, la prima domanda: desideri risparmiare adesso del denaro per realizzare in futuro i tuoi desideri? Come lo ritieni? Come lo percepisci? Poco, abbastanza o molto importante? Molto importante. Questa scontata è scontata. Desideri tutelare i tuoi figli? Ne hai uno? Certo. Come lo ritieni? Molto importante. Molto o importante. No? Certamente sì. Disporre di un capitale per poter integrare la tua pensione, che poi vedremo dettagliatamente a quanto ammonterà. Come lo ritieni? Molto importante. Molto importante. Proteggere la tua casa, che ancora non è tua finché non la finisci di pagare, però per quanto riguarda il possesso, paghi tu le tasse se succede qualcosa, sei tu che ti accolli i rischi dell'immobile. Quindi proteggere il tuo immobile, come lo ritieni, poco, abbastanza o molto importante? Molto importante, certo. Tutelare la tua persona in caso di malattia, infortunio, in modo tale da non dipendere dallo Stato, come lo ritieni? Beh, insomma, considerando che il dipendente si ritiene abbastanza tutelato, come in questo caso nella simulazione, però comunque penso che ti risponderei che è molto importante, soprattutto oggi. Ah, perfetto, bravo, soprattutto oggi. Ora mi devi dire sul tuo conto corrente come liquidità disponibile, quindi non... Sì? Conti deposito, solo la liquidità immediatamente prelevabile ammonta da 0 a 5 mila euro, da 5 a 20, in quale fascia ti riesci a individuare? Ma facciamo da 5 a 20, dai. Da 5 a 20. Ok, se tu dovessi indicare in base a tu, quindi paghi la rata del mutuo, non hai altri debiti, però hai le tue spese, no, il tuo conto economico, le spese per i figli, senza, diciamo, che ti possa destabilizzare, che cifra riesci a risparmiare ogni mese? Potresti indicare una cifra? Sì, potrei dire sui 200 euro. Complimenti, è una bella cifra. Ok. Ora andiamo a vedere un po' la tua situazione previdenziale come obiettivo. A che età desideresti andare in pensione? Ti piace il tuo lavoro? Sì, mi piace, ma vorrei anche godermi la vita non a 80 anni, quindi comunque Vivo penso domani. da quello che ho sentito tra i 65 e i 70 anni, non credo di poter riuscire prima di me, mi dirai poi tu. Chiaramente vuoi mantenere l'attuale tenore di vita. Hai Sì. maturato già un TFR. Se vedi sull'ultimo, man mano che ti arrivano i cubi Sì. degli ultimi anni, hai dato un'occhiata a quanto ammonta il tuo Sì, TFR ad oggi? dovrebbe essere intorno ai 23.000 euro. Ok. Alla Che data di oggi. qualcosina avevo già preso, forse. Sì. Ok. Sai cosa è il TFR, no? È la cosiddetta liquidazione. Sì. Perfetto. Ad oggi possiedi un piano previdenziale?
No. Possiede un piano di risparmio? Sì, metto via 50 euro ogni tanto, perché in realtà non lo faccio tutti i mesi, un libretto di risparmio, di deposito della posta. Ok. Quando l'hai iniziato? Quando è Te lo nato mio ricordi? figlio? 5 anni fa. Ah, complimenti. Non metto via sempre, visto, metterò via 300-400 euro All'anno, ok. all'anno. Eh sì. Una piccola cosa. Libretto di risparmio, quindi sono 5 anni, quando penseranno 2000 euro dentro, e il tuo contributo è di 400 annuale. Ok, ora andiamo all'ultima parte dei tuoi obiettivi. Sì. Esamineremo i rischi solo per te, non per il tuo coniuge, però ci sono rischi anche per lui. Per semplificare, faremo questa analisi solo su di te. Sì, sul capo Il famiglia, livello di diciamo. pericolo. Tu lavori in un ufficio, no? Quindi la pericolosità del tuo lavoro è bassa, giusto? Ti sposti Sì, sono quotidianamente con impiegata. l'auto. Sì, piccoli tratti, meno di 20 Ogni chilometri al giorno. giorno, diciamo. Però ogni giorno la usi. Ora mi dovresti dire, anche se alle donne è sgarbato chiederlo, un po' altezza e peso, dobbiamo inquadrare il tuo stato di salute. Ah, ecco, stacchiamo il collegamento. No, okay. Mettiamo 1,60 m per 53 kg, dai. Allora, Tanto sei un simuliamo imparato, te ne bene. hai avuto ereditarietà di malattie di cardiovascolari No, nella tua Vito, famiglia? no. No, nulla, Fumi? nulla. Nulla. No, non Sport ad alto fumo. rischio? No. Perfetto. Quante volte ti rivolgi al pubblico e non al privato, escluso il medico di base? Ma per il Mai? momento quasi sempre, perché fortunatamente non ho mai avuto problemi di salute. Quindi ho fatto solo i classici esami di routine. Nella tua zona com'è la disponibilità delle prestazioni pubbliche? Ci sono, sei fornito una buona? Direi Buona? ottima. Sì. Ottimo, ok. Non, per fortuna non hai mai sperimentato direttamente, ma indirettamente hai mai prenotato al pubblico? Sì, Che tempo a di volte attesa? con dei tempi abbastanza lunghi, non erano cose urgenti, quando c'è stato bisogno ho pagato qualche ticket, ma tempi di attesa a volte anche abbastanza lunghetti. Come la definisci la qualità dell'assistenza? Buona, mediocre, pessima? Buona, qui buona. Ok, qua abbiamo già risposto. No, hai una pensione di invalidità? Per fortuna no. No, no, per fortuna no. L'auto è intestata a te, no? È intestata a me. A te, ok, ti ricordi, quindi l'auto ce l'hai, ti ricordi il tipo di auto, Sì, è la una sua station targa? wagon. È una station wagon. Volkswagen? Oh, No, sì, è di che? una Fiat Tipo. Fiat Tipo. Nuova, presa pochi mesi Ti fa. ricordi quale compagnia l'ha assicurata? Sì, con Allianz. Ah, Allianz, ok. Quanto Sì, paghi va sempre dai all'anno? migliori. Chilometri all'anno, più di 30.000, No, quanto sicuro. paghi? Il tuo premio annuo quant'è? Ah, che pago per l'auto, scusa, è andata via la voce. Non lo so perché l'ho appena fatta con la concessionaria, quindi penso che sia intorno ai 600 Ah, euro, se ricordo bene. Ok, non lo mettiamo perché hai avuto 3 anni gratis, ok? Appunto, Quindi infatti. possiamo non metterlo. Su queste domande hai già risposto, come vedi, se tu dovessi essere
impossibilitata a lavorare a causa di un infortunio o di una malattia, potresti rinunciare al 30-40% del tuo stipendio? No. Non sei Potrei tutelato. Mettere un mesetto, due. Un mese, due, ma non di più. Farei non molta sei fatica. Tutelata perché non hai un'assicurazione sulla salute, giusto? Né sulla casa. No, infatti no. Ok, adesso andiamo ad inserire, sempre nell'anagrafica, i dati di tuo figlio. Ok. Perché se ti fa piacere faremo una piccola simulazione del figlio all'università e quanto ti può costare un figlio mantenere un figlio all'università. Il suo nome? Alessandro. Ok, cognome. Rossi. Rossi, il signor Rossi. Appunto. Nel 2015? Sì. In che giorno e al mese? Allora, in ottobre. Anche mio nipote è nato nel 2015, a dicembre, quindi 15 anni. Nato nel 2005, scusami, non 15. È nato sempre a Reggio Emilia, giusto? È a carico tuo, codice fiscale non ci serve. Eccolo qua, futuro dei figli. Allora, tu dove credi che possa andare Alessandro all'università? A Milano? Ma Non siete lontani? sì, potrebbe essere Milano, vedendolo così, una maturità magari scientifica. Gli piace molto la matematica e quindi lo vedo bene lì. Quindi a Milano ne mettiamo Politecnico, dai. Sì, dai. Il Oh, dice che vuoi fare il pompiere o il dentista, però sono i sogni dei bimbi. Io lo vedo abbastanza matematico, dai. ingegnere allora, dai, Dai, ingegnere. dai, potrebbe Politecnico di Milano, ingegnere. essere. Spero che non La laurea perdi i capelli magica. come tutti gli ingegneri. Durata corso. Sai che dura 5 anni la laurea magistrale, ne mancano 13. E come si impegna molto nello studio o ritarda un po'? No, no, è bravo, è bravo. Bravo, allora non va fuori corso, come vedi qui. No, no. Andrà in affitto con qualche altro studente, quindi mettiamo affitto condiviso. Magari abita alla periferia di Milano, questo affitto deve andare al Politecnico, magari fa 15 km al giorno, utilizza i mezzi e il vitto, diciamo, non è né in famiglia, non credo che va al ristorante, deve imparare a far da sé, mettiamo Sì. che fa da sé, sei Vabbè, d'accordo? glielo spiegheremo, dai, da qua là. È bravo comunque, cucina con la nonna, bravo, bravo. Va bene. Ora andiamo all'ultima sezione dell'analisi, quindi se lui è bravo abbiamo messo che se lo merita, che magari vada all'università, calcoleremo quanto costerà questo Politecnico di Milano. Ok. Ora andiamo all'ultima sezione che riguarda il profilo di rischio da investitore. Allora, qui ci sono una serie di domande. Ci sei? Lo vedi il mio schermo? Sì. Riesci a leggere bene? Beh, leggimela che è meglio. Te le leggo, certo che te le leggo. Allora, Comunque, la mia propensione a rischio, Vito, niente. Guarda, io preferisco prendere poco, ma averli sicuri. E quando mi hanno proposto cose a rischio, essendo un'impiegata, solo io che lavoro in questa simulazione, no? Quindi non voglio rischiare nulla. Fino ad oggi non l'ho mai fatto. allora,
Vedremo cosa, questo ci viene immediatamente fuori il tuo profilo di rischio. Vediamo se con, sai, per calcolare un profilo di rischio ci sono due parametri: uno la competenza degli strumenti, la conoscenza, e l'altra l'emotività. Ok? Ok. Quindi le domande partono su queste cose. Vediamo un po'. La prima ti dice: quali tra le seguenti possibilità descrive al meglio i tuoi obiettivi di risparmio? Quindi quei famosi 500 euro al mese che risparmi, per cosa li utilizzi? Opzione 1, gestione della liquidità a breve termine, per eventuali spese inaspettate, spese di viaggio, ristrutturazione di immobili, eccetera. Oppure investimento a breve termine? No, allora, Vito, in realtà i 200 euro che metto via io li considero a breve medio termine, perché comunque li preferisco avere un po' liquidi. Va bene, quindi l'ultima domanda, l'ultima opzione, quella di realizzare grandi profitti, hai già risposto che non vuoi rischiare. Mi piacerebbe, quindi, ma non voglio rischiare, quindi penso che non siano... Allora, poi ti faccio un'osservazione. La seconda domanda ipotizza il fatto che è la realtà. Se tu vuoi un guadagno maggiore, come hai detto prima, devi correre un rischio maggiore. La tua propensione, se dovessi aver fatto un risparmio in investimento, e questo investimento ha delle oscillazioni di valore, queste oscillazioni come dovrebbero essere fra queste opzioni? Vedi, ce l'hai basse, molto basse con capitale garantito, poi medio basse, medio, medio alte. Io credo che sei fra la prima e la seconda. Sì, sì. Mettiamo proprio capitale garantito, ok? Sì, sì, esatto, esatto. Esatto. Poi c'è una domanda carina. Allora, quanta esperienza hai sul mercato finanziario, sui prodotti assicurativi? Nessuna? Poco, no, quasi nessuna. Ok, il prodotto più sofisticato in cui hai mai investito è detto quello della Posta, un conto della Posta. Esatto. Esatto. Il libretto postale. La domanda carina è questa. Quanto riusciresti a vivere con i tuoi risparmi attuali? Prima già due mesi. Due o tre mesi, ma comunque molto stretti, Vito. A pane e cipolla, come si faceva una volta. Tre mesi. Pane e cipolla. Che importanza daresti a un investimento? Tu che non ne hai, hai solo il conto di deposito. Un investimento molto importante, importante. Insomma, uno dei tanti che non ne hai, io direi infatti. Dai. Se dovessi iniziare un rapporto assicurativo, immagina di prendere 200 euro al mese e dire ok, le voglio destinare per integrare la mia pensione, che probabilità hai di interruzione di questo rapporto? Cioè, ma non credo. Se decidi di farlo, che la mia situazione peggiorerebbe rispetto ad oggi, nel senso che sono abbastanza tranquilla, ecco, su questo. Quei 200 euro, 150, 200, mettiamo 150, comunque, insomma, bene o male li ho sempre risparmiati in questi anni. Una media di 100 euro sicuri. A meno che non succeda qualcosa di veramente imponderabile, la probabilità di interruzione è bassa, ok? Sei d'accordo? Certo. Sì, sì. Comunque le tue entrate sono ottimisti. Siamo ottimisti che le tue entrate potrebbero aumentare. Sì, certo. Allora, sei non prudente, ponderata, che è meno di prudente. Mazza, proprio... Abbiamo fatto un profilo proprio... Il prudente rischia un po' più di te, il prudente. Il ponderato è proprio un profilo basso, basso, basso. Okay, il primo. Ok, va bene, va bene. Ti ritrovi, dai. Sì, sì, rischi. Allora, abbiamo praticamente finito. Ok. Tu dovrai solo firmare il consenso alla privacy. E okay, possiamo dire a chi ci sta vedendo in diretta di dare il tempo di elaborare un po' questo. Rivederci fra 5 minuti, 10 minuti. Che ne dici? Ok. Sì, va bene, tempo di elaborare il tutto, facciamo una pausa caffè, condividiamo un po' sui nostri profili
E ci vediamo dopo. Va bene, a fra poco allora. Grazie. Chiudiamo la diretta. Ok, grazie.